L'arrivo delle suore camiliane in India è stato nel pieno spirito del carisma della madre fondatrice Beata Maria Domenica Brum Barbantini. L'India è un paese dove la povertà si mescola con la miseria e con la malattia, dove milioni di persone vivono come fantasmi, in condizioni pietose e disumane, senza cibo, cure mediche e un minimo di conforto. Per stare vicino agli ultimi, nel 2006, una delegazione di suore dalla Thailandia ha aperto a Ranchi, nella zona nord-orientale dell'India, la prima comunità indiana delle ministre degli infermi di San Camillo, per dedicarsi ai poveri, ai malati e ai bambini bisognosi di cure, cibo, vestiario, ma soprattutto dell'affetto e del calore materno. Oggi la comunità è composta da tre sorelle indiane, Suor Shoba, Suor Nilma e Suor Secunda, le quali, oltre a fornire l'assistenza sanitaria a domicilio negli slum, hanno ampliato il loro raggio di intervento in favore dei bambini malnutriti, aprendo un centro nutrizionale. In prossimità della missione sorge una baraccopoli composta da 300 famiglie con 200 bambini circa, che vivono in profonda povertà e degrado, sia ambientale che personale. La maggioranza non dispone neanche di un giaciglio ed è costretta a dormire per terra. Molti di loro si possono permettere un solo pasto al giorno e per riuscire a recuperare qualche spicciolo per la sopravvivenza cercano tra i rifiuti della città oggetti e materiali di plastica e metallo da poter rivendere. Le camiliane si dedicano giornalmente, con amore, ai bambini dello slum. Sono bambini molto piccoli che le famiglie non riescono a gestire per mancanza di mezzi. Alcuni sono ciechi, molti altri sono affetti da malattie dovute a carenze alimentari. Frequenti sono le malattie infettive e dermatologiche, favorite dalla mancanza assoluta di igiene personale e ambientale. Circa 50 bambini con gravi problemi di denutrizione frequentano quotidianamente il centro. Sono suddivisi in due classi a seconda dell'età. Le sorelle garantiscono loro cibo, assistenza sanitaria, vestiario e la necessaria educazione affinché crescano come individui consapevoli ed in grado di vivere in un contesto di civiltà. Inoltre si impegnano a istruire ed educare le mamme riguardo la corretta modalità di igiene e nutrimento dei loro piccoli. La formazione umana, scolastica e pastorale qui in India è una sfida quotidiana che le ministre degli infermi non temono, ma anzi accolgono con forza e vigore per testimoniare, attraverso il carisma della fondatrice e di San Camillo dell'Ellis, la tenerezza di Dio negli angoli più bui e dimenticati. La presenza delle camiliane qui è diventata indispensabile. Oggi rappresentano un punto di riferimento per i più poveri e bisognosi. La vita a cui ti chiama il Signore è vita di sacrificio, però ti assicuro, per la mia esperienza, che l'esercizio della carità gli trasmette gioia e consolazione.